Buonasera a tutte e a tutti, sono Luca Molinari e sono qua per il nostro abituale, come dire, appuntamento con l'Ambilt e questa sera sono veramente onoratissimo, molto felice di avere con noi Franco Purini. Franco Purini, oltre ad essere, come dire, uno dei più importanti architetti italiani degli ultimi 3 decenni, almeno. È colui che attraverso una serie di progetti costruiti e non costruiti ha prodotto teoria e visione sul progetto italiano in maniera decisamente importante e molto influente. I disegni di Franco Purini e alcuni suoi progetti hanno avuto un'influenza enorme nella cultura italiana contemporanea e continuano ad averla appunto perché Franco Purini è un autore che da sempre lavora su progetto e teoria in maniera coerente e compresente. Quindi mi sembrava, come dire, il minimo quello di poter invitare il professor Purini a essere parte di questa rassegna di Unbuilt e di avere con lui un racconto del suo progetto, come dire, selezionato e offerto per questa nostra rassegna. Quindi io ringrazio il professor Purini per aver accettato il nostro invito, veramente la ringrazio di cuore. E le chiederei perché ha scelto questo progetto e perché è importante, come dire, partire da questo progetto per fare una riflessione sul tema del non costruito in architettura. Bene, grazie tanto dell'invito e volevo sintetizzare un po' il progetto che avevo intitolato Milano Verde con riferimento ovviamente all'architettura italiana degli anni 30. Questo progetto è stato fatto nel 1990 a seguito di un'iniziativa del Goethe Institute che aveva diciamo, richiesto ad alcuni architetti una riflessione sulla città di Milano. Quello che ho fatto in quell'occasione è una proiezione utopistica, quindi che non aveva nessuna possibilità ovviamente di essere realizzata, neanche diciamo in modo frazionato o diciamo limitato, ma voleva proprio diciamo proporre un tema che poi mi sono reso conto è diventato sempre più presente, sempre più ampio. In qualche modo questo progetto nasce da un'idea di rinaturalizzare la città di Milano all'interno dell'ipotesi che si potesse diradare questa città così piena di gente, affollata, con quartieri estremamente densi, potesse riletta, rivista, diradando un po' la presenza di questi edifici e trasformando i ruderi di questi edifici in mastabe verdi, che rappresentava una specie di grande parco, diciamo, nel cuore diciamo, a ovest della città di Milano. Per questo l'ho chiamato Milano Verde, perché anche lì si riproponeva una volontà di rinaturalizzare Milano, che poi vi racconto brevemente come era congegnata. Era congegnata appunto dal creare queste mastabe verdi e un grande parco che veniva fuori, in cui il disegno del tracciato rimaneva lo stesso, ma gli edifici venivano sepolti, per così dire, nei loro ruderi e poi ricoperti da questa vegetazione. Aggiungo una cosa, che questa idea in realtà mi era venuta nel 1980, quando partecipai al grande workshop sul Belice, e feci un'iniziativa del genere, proposi un'iniziativa del genere per la città di Poggio Reale, che anche lì veniva ridotta nei suoi isolati distrutti e in una serie di mastabe che anticipavano in qualche modo anche quello che sarà poi il Cretto di Burri. Io, diciamo, nella città volevo riprodurre il tessuto e il tracciato urbano e la stessa cosa è stata fatta più o meno da Burri, eccetera. Ovviamente erano poi dei risultati dal punto di vista iconico diversi, ma c'è lo stesso sentimento. E poi all'interno diciamo, di questo sistema di mastabe c'era un grande edificio che vediamo adesso sullo schermo, che era diciamo, un'isola di orti urbani che venivano affittati, secondo la mia idea ipotetica, a una serie di persone che poi lo curavano e appunto potevano, diciamo, costruendo questa struttura così densa, così forte, si poteva diciamo, considerare come una specie di fabbrica del verde, in cui c'era anche il giardino, l'orto, quindi poteva essere anche produttiva per quanto riguardava
i consumi, la vita, eccetera. E quindi c'era questo edificio che si stagliava su questo sistema di mastabe, usciva fuori una specie di monumento che poi culminava con un grosso cubo. Ma era interessante proprio, secondo me, questo, diciamo, sistema vegetale che stava sopra il tetto, dove tutti quelli che erano interessati a coltivare questi orti potevano svolgere la loro attività. E diventa una specie di monumento a che cosa può essere la natura in una città, peraltro, che continua a essere densa. Quindi in questi disegni a un certo punto si vede come si può cambiare qua. Qua, ecco, si vede qua, diciamo, i sedime degli edifici che poi diventeranno queste mastabe verdi, dove appunto si poteva respirare un'aria, diciamo, naturalistica, sempre però tenendo presente il disegno urbano che rimaneva, diciamo, la memoria di quella che era stata una parte della città di Milano. E qui si vedono alcuni disegni in cui appare questa macchina, macchina d'orti, di orti. Vedete quei cubi che accolgono le radici dei grandi alberi e quindi rovesciano, per così dire, la natura e la rendono architettura sotto, ma sopra dominano la chioma degli alberi, che sovrintendono in qualche modo a questi quadrati sul tetto, che erano gli orti che dovevano essere coltivati. Come si vede, alcuni alberi precedenti vengono tagliati e si vedono sotto come ricordi di quello che era la natura allora, proprio perché, come sappiamo, la natura non può essere del tutto rinaturalizzante la città, ma è l'effetto di un accordo. In qualche modo il mondo vegetale si fa architettonico, l'architettura si fa anche spalla di una rigogliosa crescita vegetale, quindi c'è una specie di osmosi, di scambio di dimensioni. E quindi questa è appunto un'immagine così fantastica, in qualche modo utopistica, di una possibilità di inserire nella città contemporanea anche una dimensione che quando si usa, diciamo, il verde in modo molto molto, diciamo, strumentale, molto, molto, diciamo, attivo, e poi questo rapporto misterioso un po' cambia, quindi bisogna lasciare anche, ecco qua si vede una planimetria, qui sono alcuni isolati normali, qui sono le mastabe, le vedete, di verde, eccetera, e qui si vede il tetto di questo edificio di orti urbani così organizzati, eccetera. Quindi niente, questo progetto è appunto una fantasia utopica. Qui si vede bene una interpretazione di questa architettura, ci sono un paio di varianti, questa è una delle varianti che disegnai allora. Andiamo avanti ancora con qualche immagine, questa è anche un'altra, diciamo, aspetto di questa macchina. Era una macchina naturale in qualche modo, quindi aveva qualcosa di meccanico e qualcosa anche, diciamo, di spontaneo, di crescita di cose. Questa è tutta l'area che veniva, diciamo, liberata e poi ricomposta attraverso queste mastabe che ricordavano appunto la presenza di precedenti edifici che si risolvevano in una, diciamo, un paesaggio vegetale. E il tutto all'interno di un abitare più ospitale, più un ambiente più agevole, più primario in qualche modo, cioè che ricordasse in fondo l'origine dell'architettura, tutto qua. L'architettura nasce proprio da un accelerare in qualche modo la natura, le condizioni che la natura ci possono offrire. Basta pensare alle grotte o alle capanne primitive. E questa anche a suo modo è un'architettura che va avanti, ma va anche indietro in qualche modo, vuole anche recuperare questa nascita dell'architettura proprio dalla natura. Da lì poi c'è una separazione che va avanti da millenni. E qui si vede una sezione dell'edificio con gli orti. Ecco, tutto qua. E qui si vede un disegno finale che con il colore va a vedere un po' il ruolo che questo verde può giocare
in una città così complessa e anche in qualche modo rispetto, ad esempio, a Roma, c'è nella città di Milano, credo, una quantità di mistero superiore. Per il fatto di stare al centro della pianura, in medium lanum, cioè nel mezzo della pianura, è qualcosa che in qualche modo disancora Milano, la fa muovere in qualche modo, a differenza di Roma che vive in mezzo ai suoi sette colli, ancorata lì, al Tevere, eccetera. Ma Milano invece ha sempre questa ambiguità nel muoversi, ovviamente essendo una città che sta ferma, però nella fantasia anche mia, che ho vissuto un po' a Milano, c'è questa idea di una capacità di oscillare, di cambiare, di svelare misteri, cioè che sono dei misteri che poi non si possono risolvere. E quindi anche l'architettura di Milano ha un carattere che è molto diverso da quello statico, se vogliamo, monumentale, di Roma e di altre città italiane, proprio perché c'è questa volontà evolutiva di spostarsi in qualche modo in questo centro magico della pianura italiana più importante, che è la pianura appunto del nord. È interessante quello che questa ultima parte della sua narrazione, perché mi ha, come dire, evocato alcune immagini. Io, come lei sa, sono lombardo, sono, diciamo, non sono milanese, vengo dalla Bassa, quindi tra Lodi e Codogno. Ed è interessante perché prima guardavo queste immagini. Ci sono tante immagini che mi sono sovrapposte, provo a scomporle per riportare un discorso che possa essere interessante su cui riflettere insieme. Da una parte la dimensione misterica di Milano, ed è interessante quello che dice, perché come lei sa, Milano è una città di interni da scoprire, no? Cioè il sistema delle corti e dei giardini erano sempre interni e nel 700-800 tu potevi attraversare le corti senza camminare per strada e attraversare questi giardini segreti che erano sempre pubblici e privati. Ed è interessante perché mi ricorda un racconto dell'anziano Belgioioso che si ricordava di quando da bambino, giocando in via dei Fiori Oscuri, in via Brera, erano in palazzo di famiglia, però la campagna era molto più vicina allora. Diceva che quando si tagliava l'erba in campagna arrivava l'odore dell'erba tagliata fino nel centro di Milano, proprio a dire che Milano era veramente nel cuore di una campagna, di una pianura che lambiva le sue antiche mura, no? Era prima della Seconda Guerra Mondiale, era prima dei bombardamenti, c'erano ancora tutte le mura spagnole e i soprazzi del Piermarini. Quindi, ed è vero che finché c'era la nebbia, che non era smog, ma era nebbia, tutto questo smaterializzava ulteriormente, pensando che poi la materia dei palazzi neoclassici, seicenteschi milanesi, è estremamente, come dire, di una materia tenue, no? Le pietre si smaterializzano, non c'è la violenza del chiaroscuro romano e napoletano, no? La dimensione monumentale è una dimensione che si perde nella sua atmosferica, che è sempre di un grigio che si fa nebbia e che tende a scomporsi con la materia dell'architettura. Quindi quello che lei mi racconta mi fa ritornare delle immagini di una Milano che è mai più letteraria quasi che reale, visto Certo, che. no, infatti sono immagini che si leggono e si intendono nelle descrizioni standaliane di Milano, di Esattamente, questa esattamente, esattamente. interiorità di giardini, di orti, di cortili magnifici che si possono attraversare, diciamo, è continuamente ripresa dal grande Stendhal, che a Esatto. sua volta però appunto la confronta con Roma e trova lì per esempio una realtà urbana del tutto diversa. Ha Ecco. ragione, ma quella la Stendhal di Milano, anzi la Milano di Stendhal, mi scusi, è una piccola città in rapporto a Roma in quel momento, era una città chiusa nelle sue mura, c'erano i navigli, Stendhal dice che Milano somigliava più a Venezia che ad altre città per la quantità di acqua che c'era, era una città che non corrisponde alla città che noi abitiamo oggi. Ma però mi interessa molto perché io sono convinto che nel suo modo di lavorare sull'architettura c'è tutto un immaginario della letteratura di cui lei si nutre da sempre, che in maniera molto sottile, quasi impalpabile, nutre il suo immaginario progettuale, no? Che si riversa non in maniera didascalica, ma in maniera completamente come dire, irrituale e laterale nel suo modo di pensare il progetto. Questo io ne sono convinto, o mi sbaglio? No, no, la mia idea di architettura è
diciamo, molto legata alla città, in modo però non lombardo, come è successo per esempio con le idee di Aldo Rossi, ma Certo. in modo diverso a Roma. Però certo che questa diciamo, enigmaticità c'è in tutte le città, perché noi non sappiamo mai se le città evolvano per un progetto di esistenza che le accompagna da sempre, o evolve per casualità. Certo, Io certo, penso certo, che tutto sommato siano tutte e due queste cose che agiscono. certo. Cioè, c'è Sì. una volontà di Milano, per esempio, di Roma, di Venezia, di essere quello che sono sempre state, e quindi di continuare questo progetto magnifico nei secoli. Però ci sono anche momenti in cui, diciamo, l'evoluzione urbana è completamente sovvertita da fenomeni che entrano violentemente nella città, la cambiano definitivamente a volte, la rovesciano in qualche modo. Quindi è sempre in questo, diciamo, andamento ondulatorio che io colloco il mio lavoro, anche in aspetti poi più concreti, quando poi un progetto si è poi realizzato. Certo, assolutamente, assolutamente. Io volevo ricordare il nostro Zen Certo, con Le Gotti. con Vittorio Gregotti, io sono rimasto per ora l'ultimo vivo del gruppo che fece che visse quell'avventura sfortunata. Però certo, dico, immergere la propria immaginazione in questa turbolenza storica e anche, diciamo, vitale però delle città, è qualcosa che produce poi entusiasmo, volontà di cambiare, di fare, di rivelare qualcosa. Non ci si riesce quasi mai, però credo che sia interessante. Necessario. Gli architetti, sì. Per esempio, nell'attuale Milano ci sono due o tre episodi di questo tipo Sì. che in qualche modo riscrivono l'idea di Milano nella nostra mente, anche quando non siamo un po' distratti, ma insomma hanno la capacità di cambiare l'idea che si ha di Milano, così come accade a Roma, dove a Roma, per Certo. esempio, non si lavora per verticalità, ma per un'orizzontalità architettonica. Chiaro, Noi chiaro. abbiamo avuto, Laura e io, abbiamo avuto la possibilità di fare la casa più alta di Roma, che però Certo, all'Eula. è così, ma non vuole essere appunto un'imitazione di un grattacielo o una torre che vuole spingersi verso l'alto. È qualcosa che cerca a Roma proprio la solidità di cui parlava lei, questa Certo, specie di certo. monumentalità endemica che c'è sempre stato, ovviamente, e Certo. quindi in qualche modo non contraddire questa natura romana, ma rileggerla nella contemporaneità. Professore, lei nel progetto di Milano Verde, che a me diverte molto il fatto che lei l'abbia chiamato Milano Verde, perché il progetto, primo progetto di Milano Verde della fine degli anni 30, è un altro di quei progetti non costruiti che ha condizionato l'immaginario dei progettisti romani, milanesi nel secondo dopoguerra, no? Quei disegni, quelle prospettive, quelle piante di quel progetto così potente, senza quel progetto non avremmo, ad esempio, tutta l'area del centro direzionale, come dire, tutta la visione poi sulla città che è seguita nel dopoguerra. E mi piace molto che lei abbia usato quella parola e che abbia usato anche un altro termine che oggi a fatica gli architetti utilizzano. Lei ha usato la parola utopia, che io credo che sia una necessità oggi ancora più urgente, quella di come dire, riscoprire il senso dell'utopia nel progetto contemporaneo per costruire una distanza a cui tendere, no? In un Certo. momento in cui noi tutti siamo così schiacciati nel presente, in un presente che sembra divorare ogni cosa, affermare il senso dell'utopia vuol dire affermare una distanza che magari è impossibile ma necessaria, È no? chiaro, è chiaro, non c'è dubbio. Ma in realtà c'è anche un altro aspetto che lei sta sfiorando, è che da una parte esiste l'utopia come qualcosa che coinvolge la società, nello stesso Certo. c'è anche la visione che invece è qualcosa di più fantastico, Eh che sì. non richiede la trasformazione di un apparato sociale, ma Chiaro. prevede una trasformazione che è soltanto interna
alle cose più oscure e misteriose della città. Quindi la visionarietà è in qualche modo sorella dell'utopia, ma appunto questa qualità leggermente superiore per quanto riguarda l'immaginazione, mentre appunto l'utopia iscrive ciò che si pensa in ordine sociale nuovo. Certo. A che fare poi alla fine con un senso politico della città che non c'è nella visionarietà urbana. Quindi si sta sempre fra queste due parti che certe volte entra l'una nell'altra, però c'è questa distinzione che può essere molto operante anche. Ha ragione, perché basta pensare a certe idee magnifiche di Soleri, per esempio. Cioè, infatti. Non c'è utopia, c'è proprio visione, questa città che nasce nel deserto, in qualche modo riesce a togliere energia al deserto e farlo diventare città, anche se poi non è ancora finita quella utopia. Mi viene a dire anche farla diventare comunità, perché poi la Soleri, Marco Santi, costruisce una nuova comunità che diventa forma di città, che si autorappresenta. Insomma, professore, vi faccio le ultime due domande. La prima è, come dire, tutti noi abbiamo un pantheon di progetti non costruiti che ci nutrono ossessivamente, no? Nella storia dell'architettura, non necessariamente nel recente. Quali sono, così, un po' a freddo, nella sua memoria, i progetti non costruiti che più a cui lei torna con maggior affetto? Guardi, uno dei progetti fatti con Laura nel 1966, la città compatta, è appunto una visione, un'utopia che non si poteva neanche in quel modo pensare di poter minimamente realizzare, ma ancora oggi costituisce uno dei punti di partenza a cui ripensiamo quando facciamo i nostri lavori. Ma ci sono anche il progetto, per esempio, che presentai alla Biennale del 2000, certo, una città di 100 milioni di abitanti, che poi ho trovato 2 anni fa inserita in un bellissimo libro che è fatto da due giovani studenti americani o architetti americani, che si chiama The World as an Architectural Project, il mondo con un progetto architettonico, e c'era fatto in capitoli che ragionavano su alcuni progetti di architetti, fra i quali noi. Ma rimasi molto contento non di esserci. Scoprì che c'era un capitolo dedicato al grande Saverio Muratori. Ah beh, certo. Un bellissimo articolo su di lui, e mi fece talmente bene vederlo, più di quanto vedessi io il mio progetto nello stesso libro. Certo. Ha ragione che Muratori è uno di quegli autori che dovremmo tutti riscoprire, a cui dovremmo tornare. Insomma, mi trovo d'accordo con lei. È uno di quegli autori che è stato, come dire, in questa fase una curva discendente della storia, ma, come dire, basta aspettare la curva che risalga. Professore, le faccio un'ultima domanda con un po' di ironia. In quel progetto ci sono queste immagini di alberi sradicati e sospesi nel vuoto, in queste enorme, diciamo, fioriere cubiche che li sospendono, no? E a distanza di 30 anni da quel progetto c'è un altro architetto che ha rivestito l'architettura di alberi senza fioriere, ma in cui la fioriera è diventata addirittura il palazzo, no? Non trova che sia un po' un'ironia della sorte il fatto che la sua Milano Verde giocasse in maniera così lieve con quegli alberi sospesi nel vuoto, come se fossero degli immaginari quasi da fantascienza, che poi dopo oggi ci si nasconda quell'architettura coprendola di alberi? Sì, ma guardi, senz'altro quello che dice è molto giusto, perché in realtà, volendo o non volendo, l'albero è un padre e una madre dell'architettura, quindi certo, in qualche modo certo. Deve essere presente nel nostro pensiero, sia nelle forme, diciamo, occultate, per esempio pensiamo ai capitelli, eccetera, come oppure no, in qualcosa di più esplicito, come è successo in questa esercitazione del 1990 sull'appunto rinaturalizzazione, e quindi sul ruolo che gli alberi potessero avere in questa grande macchina di orti, eccetera. È una prova. È una prova che ha una dimensione di, in questo caso, di visionarietà necessaria, che poi ancora oggi, a distanza di
di 34 anni ci fa riflettere, ci fa pensare. Poi è molto interessante perché lei lavora sul tema di una bassa densità nel cuore di una città che è iperdensa, ma questo però ha un carattere di molte città italiane. Io che conosco così bene Napoli, è un'altra città in cui, come dire, la densità lavora, come dire, per sottrazione, no? E anche troppo per addizione. No, Professore, io. vabbè, volevo aggiungere a conclusione quasi, diciamo, di questa conversazione che alla visionarietà, all'utopia si associa quasi sempre un eco e una venatura anche molto esplicita di tipo letterario. Certo. Quasi tutti i progetti di questo tipo, cioè i progetti visionari utopistici, hanno poi un aspetto, diciamo, letterario spesso molto forte. Anche nei progetti di Le Corbusier c'è questa dimensione qui. Come Il no? grande Certo. racconto urbano, eccetera, che dovrebbe saltare quel progetto architettonico, portarlo proprio nella sfera del racconto storico e del racconto delle comunità, eccetera. È Sono vero, ha tutte perfettamente cose che ragione. si intrecciano, ovviamente, si scambiano, si attraversano. Si È comunque compongono. un'esperienza che a un architetto può dare anche delle energie nuove, che poi Su saranno questo applicate in qualche altro progetto che si può realizzare. sono perfettamente d'accordo con lei. Io credo molto alla forza di questi progetti di visione perché sono dei luoghi di libertà che tutti noi dovremmo concederci, per poter poi ripensare la realtà in cui viviamo. Grazie, Grazie abbiamo. a lei, Grazie, buona serata, a prestissimo. buon lavoro e Evviva. A per la sua barba sapiente. presto, Io professore. quando Grazie. smisi di essere sapiente molti anni fa ho eliminato la barba che avevo anch'io. Allora spero di arrivare presto a questo. A Grazie, arrivederci. presto, arrivederci. Buon lavoro. A voi.